Ciao a tutti, con Uncinetto 3,5 abbiamo 46 catenelle. Lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella disponibile. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, 3 catenelle e giriamo il lavoro. Lavoriamo altre 3 maglie alte in questo punto. E così abbiamo 4 maglie alte. Saltiamo 1, 2, 3. Nella quarta lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto. Di nuovo saltiamo 1, 2, 3. Nella quarta lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, 1, 2, 3. Lavoriamo una maglia bassa nell'ultimo punto. 3 catenelle e giriamo il lavoro. Terza riga, e questa è la riga che noi dovremmo ripetere per avere la lunghezza del pannello. Lavoriamo 3 maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 1, 2, 3 maglie alte, entriamo nelle 3 catenelle, nello spazio formato dalle 3 catenelle, e lavoriamo una maglia bassa e lavoriamo 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto. Di nuovo saltiamo 1, 2, 3 maglie alte nello spazio. Lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto. Di nuovo saltiamo 1, 2, 3 maglie alte nello spazio. Lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte. Dobbiamo ripetere questo motivo fino alla fine della riga. Ho finito di lavorare questa terza riga, che sarebbe la riga che dobbiamo ripetere. Arrivando qui alla fine, dobbiamo fare una maglia bassa sopra le 3 catenelle precedenti e poi ritorniamo con 3 maglie alte e giriamo il lavoro. Quindi dobbiamo ripetere il motivo che abbiamo fatto prima: 3 maglie alte, saltando queste 3 maglie alte, una maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte. Quindi ripetiamo fino ad avere 61 centimetri. Dopo aver lavorato un po' di giri,
il nostro pannello a misura. Misura 61 centimetri. Andiamo a finire il bordo dopo aver lavorato l'ultima riga del punto Prada non in rilievo. Facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo rifinire il bordo. Lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile, saltiamo le 3 catenelle, entriamo in questo punto e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo lavoriamo una maglia bassa in queste 3 maglie alte, saltiamo queste 3 catenelle e lavoriamo una maglia bassa nella maglia bassa. E così dobbiamo andare a rifinire il bordo. Di nuovo lavoriamo una maglia bassa nelle 3 maglie alte, saltiamo le 3 catenelle e lavoriamo una maglia bassa qui. Di nuovo lavoriamo una maglia bassa nelle 3 maglie alte, saltiamo le 3 catenelle e lavoriamo una maglia bassa qui. Dobbiamo andare a ripetere questo fino alla fine della riga. Cercate di non tirare troppo forte le maglie basse, così avrete il bordo compatto e morbido. Ho terminato di lavorare il bordo, tagliamo il filo, tagliamo la rete secondo la misura del nostro pannello, lo inseriamo nella parte del rovescio, lo blocchiamo con delle mollette. E adesso dobbiamo andare a lavorare il perimetro a maglie basse, ricordando sempre che quando lavoro il perimetro lavoro una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa nei 4 angoli. Inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa. Qui dove c'è lo spazio delle 3 catenelle dobbiamo lavorare 2 maglie basse in questo buco. Dobbiamo lavorare una maglia bassa nelle 3 catenelle, lavoriamo 2 maglie basse, continuiamo a lavorare una maglia bassa in questo punto formato dalle 3 maglie alte, nelle 3 catenelle lavoriamo 2 maglie basse. Continuiamo così fino ad arrivare all'angolo. Arrivando all'angolo dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa nello stesso punto e continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile da questo lato. Cioè da parte di sopra. Continuiamo così fino ad arrivare a questo angolo. Ho terminato di lavorare questo lato, arrivando all'angolo lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa.
e giriamo questo lato. Qui dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato il lato opposto. Dobbiamo lavorare 2 maglie basse in questo spazio delle catenelle e una maglia bassa in questo spazio qui. Di nuovo 2 maglie basse nello spazio delle 3 catenelle, una maglia bassa nell'altro spazio. Continuiamo così fino ad arrivare all'altro angolo. Ho terminato di finire questo lato. Arrivando a quest'angolo dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino ad arrivare a questo angolo. Arrivando a quest'angolo dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. E continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Lavoriamo 2 maglie basse qui. In questo buco lavoriamo una maglia bassa. Nelle 3 catenelle lavoriamo 2 maglie basse. In questo buco qui lavoriamo una maglia bassa. Nelle 2 catenelle lavoriamo 2 maglie basse. Nelle 3 catenelle lavoriamo 2 maglie basse. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare fino alla fine del giro. Arrivando qui alla fine del giro, tagliamo il filo. E chiudiamo il lavoro. E così il nostro pannello è pronto. Per il laterale della borsa, del bauletto, dobbiamo realizzare 2. Iniziamo facendo il capo e avviamo 20 catenelle. Abbiamo 20 catenelle, lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella disponibile. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo aumentare nel primo punto, quindi dobbiamo lavorare 2 maglie basse in questo punto. E lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, dobbiamo lavorare 2 maglie basse in questo punto. E questo è il secondo aumento. Una catenella e giriamo il lavoro. Lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Questa terza riga è senza aumento.
continuiamo a lavorare fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Quarta riga, dobbiamo aumentare di nuovo 2 maglie basse in questo punto. E una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, dobbiamo lavorare 2 maglie basse in questo punto. Una catenella e giriamo il lavoro. Quinta riga, dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile senza aumento. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Sesta riga, dobbiamo aumentare 2 maglie basse nel primo punto e una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, lavoriamo 2 maglie basse nell'ultimo punto. Una catenella e giriamo il lavoro. Quindi dobbiamo procedere da settima riga fino a sedicesima riga senza aumentare. Lavorare solo maglie basse andate e ritorno e ci vediamo per la diminuzione da 17ª riga. Ho lavorato fino a 16ª riga, adesso dobbiamo lavorare la 17ª riga, una catenella e giriamo il lavoro. Questa riga dobbiamo fare la diminuzione. Entriamo nel primo punto, tiriamo il filo, entriamo nel secondo punto, tiriamo il filo e chiudiamo tutte e 3 asole assieme. E così abbiamo fatto la prima diminuzione. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, non ho lavorato ancora questi 2 punti, dobbiamo andare a fare la diminuzione. Entriamo, tiriamo il filo, entriamo nell'ultimo punto e tiriamo il filo, chiudiamo tutte e 3 assieme, una catenella e giriamo il lavoro. Lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile, senza diminuzione. Questa è 18ª riga. Dobbiamo lavorare 18ª, 19ª e 20ª riga senza diminuzione. Continuiamo a lavorare fino alla fine e lavorare altre 2 righe. E poi ci vediamo nel 21ª riga. Ho terminato di lavorare il 20ª riga, una catenella e giriamo il lavoro. 21ª riga, dobbiamo andare a diminuire di nuovo. Entriamo nel primo punto, tiriamo il filo, entriamo nel secondo punto, tiriamo il filo e poi chiudiamo tutte e 3 assieme. E lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga.
Arrivando alla fine della riga ho lasciato i due punti che è dove andremo a fare la diminuzione. Entriamo e tiriamo i fili, entriamo nell'ultimo punto e tiriamo il filo e chiudiamo tutte e tre assieme una catenella e giriamo il lavoro. Adesso lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile senza diminuire. Continuiamo fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo lavorare altre due righe senza diminuzione. Quindi abbiamo lavorato 10ª riga senza diminuzione. Dobbiamo lavorare 23ª e 24ª riga. E poi ci vediamo a 25ª riga per la diminuzione. Ho terminato di lavorare 24ª riga, una catenella e giriamo il lavoro. Nel 25ª dobbiamo fare un'altra diminuzione. Entriamo nel primo punto, tiriamo il filo, entriamo nel secondo punto, tiriamo il filo e chiudiamo tutte e tre assieme. E lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, non ho lavorato i due punti. Entriamo, tiriamo il filo, entriamo nell'ultimo, tiriamo il filo e chiudiamo tutte e tre insieme. Una catenella e giriamo il lavoro. 26ª riga, dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile senza diminuzione. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. In 27ª riga dobbiamo fare la diminuzione. Entriamo nel primo punto, tiriamo il filo, entriamo nel secondo punto, tiriamo il filo e chiudiamo. Entriamo nel primo punto, tiriamo il filo, entriamo nel secondo punto, tiriamo il filo e chiudiamo tutte e tre assieme. E lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga dobbiamo fare la diminuzione. Entriamo, tiriamo il filo, entriamo nell'ultimo punto e tiriamo il filo e chiudiamo tutte e tre assieme una catenella e giriamo il lavoro. 28ª riga, dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Lavoriamo 29ª riga, facciamo la diminuzione. Entriamo nel primo punto, tiriamo il filo, entriamo nel secondo punto, tiriamo il filo e chiudiamo tutte e tre assieme. E lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, dobbiamo fare la diminuzione. Dobbiamo fare la diminuzione in questi due punti. Entriamo, tiriamo il filo, entriamo nell'ultimo punto e tiriamo il filo e chiudiamo tutte e tre assieme una catenella e giriamo il lavoro. 30ª riga, dobbiamo fare la diminuzione. Entriamo, tiriamo il filo, entriamo, tiriamo il filo e chiudiamo tutte e tre assieme
lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga dobbiamo fare la diminuzione, entriamo, tiriamo i fili, entriamo nell'ultimo punto, tiriamo il filo e chiudiamo tutte e tre assieme. Una catenella e giriamo il lavoro. Nella 31ª riga dobbiamo fare la diminuzione, entriamo, tiriamo il filo, entriamo, tiriamo il filo e chiudiamo tutte e tre assieme. Lavoriamo 3 maglie basse e lavoriamo 3 mezza maglia alta. E lavoriamo 3 maglie basse. Chiudiamo la riga lavorando la diminuzione. Entriamo in questo punto e nell'ultimo punto, entriamo e chiudiamo tutte e tre assieme. E così abbiamo terminato il nostro laterale per il bauletto. Tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Dobbiamo andare a lavorare poi il perimetro con maglie basse, ricordando di fare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa in questi 4 punti, 1, 2 e 3 e 4. Prendiamo il filo, inseriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, di nuovo una maglia bassa in ogni punto disponibile. In questo punto lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino ad arrivare a questo punto dove noi faremo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Questo è il metodo che utilizzo di solito per contornare il perimetro del mio pannello. Arrivando a questo punto dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa e continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Arrivando a questo punto dobbiamo lavorare di nuovo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino ad arrivare a questo punto. Arrivando a questo punto dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa fino ad arrivare a questo punto dove abbiamo iniziato di lavorare il nostro perimetro.
Arrivando a questo punto, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Il nostro laterale è pronto. Dobbiamo fare un altro uguale come questo, seguendo l'istruzione che abbiamo utilizzato per realizzare questo. Ho terminato di lavorare l'altro pannello per i nostri laterali. Adesso ho tagliato ho terminato di lavorare l'altro pannello laterale e così abbiamo tutte e due. Ho tagliato la rete che andrò a cucire all'interno con ago e filo. Anche i laterali sono pronti. Ho ritagliato la stoffa della fodera, preparato due per i due laterali, e anche questo per il pannello del corpo borsa. Devo andare a posizionarla bene, stirarla prima, posizionarla bene e poi cucirla. Ho lavorato già in manico a spirale per la borsa. E questo manico, ho un video che ho fatto tempo fa, vi lascerò il link sotto, anche in alto. Il manico misura 39 centimetri. Per cucire questo anello prendiamo l'ago da lana, infiliamo. Prendiamo il nostro anello, posizioniamo in questa maniera, facciamo passare il filo e l'ago dentro, pieghiamo in due, giriamo e cominciamo a cucire. Abbiamo cucito l'anello quadrato per il manico. La stessa cosa faremo con l'altro manico, così abbiamo tutti e due i manici pronti per essere cucita la nostra borsa. Ho preso la misura del nostro pannello, ho messo il marcapunta a centro. Ho contato tre motivi e anche tre motivi a scendere. Ho messo un altro marcapunto, la stessa cosa che ho fatto ai due lati, perché noi andremo a posizionare il manico in questo modo, qui dove abbiamo messo il segnale, e poi cucirla con ago e filo, sempre con ago e filo e il colore. Togliamo il marcapunto. Posizioniamo bene con l'ago e filo, passiamo di sotto e passiamo di sopra. Andremo a fare questo più volte per fissare il nostro manico. Ho terminato di cucire il manico, la stessa cosa
faremo con l'altro lato, anche dall'altro lato del pannello. Poi bisogna bloccarlo qui dietro facendo più volte i nodi. E blocchiamo in questo modo. Ok. Dopo aver cucito il manico anche dall'altro lato, adesso ho applicato la cerniera che andrò a cucire con l'ago e filo. Siccome la cerniera era troppo lunga, l'ho ritagliato, l'ho bloccato qui con il filo, perché quando andrò a montare la borsa resterò all'interno, quindi non si vedrà. Adesso vado con ago e filo a cucire la cerniera. Continuerò così fino alla fine. Dopo aver cucito un lato della cerniera, ho messo la fodera, ho cucito qui. Adesso devo andare a cucire questi due lati lasciando questo lato aperto, perché poi devo cucire l'altro lato della cerniera. Dobbiamo andare a cucire questo lato della cerniera. La sistemiamo bene. Vedete all'interno così, facendo compacciare i due lati con gli spilli. Fissiamo. Apriamo la cerniera e lo fissiamo bene. Non ci resterà poi di andare con l'ago e filo a cucire tutto fino alla fine di questo lato. Ho terminato di cucire la cerniera. Apriamo, vado a rifinire questo lato della fodera partendo di qua. Così andrò a rifinirla cucendo questo lato aperto. Farò così fino alla fine. Ho terminato di cucire. Andiamo alla cerniera. Dobbiamo prendere il centro del nostro pannello e poter andare a cucire, a montare il laterale. Dobbiamo prendere il centro e poi sistemare il laterale. Ho preso già il centro di ogni pannello. Sistemiamo in questo modo, prendiamo questo, facciamo compacciare e con il marca punto lo teniamo fermo prima di andare poi a cucire con ago e filo.
Ho terminato di sistemare i laterali, adesso con l'ago e filo andiamo a cucire. Passiamo così. Filo e ripassiamo. Dobbiamo continuare in questo modo. Ho terminato di cucire questo laterale. Vedete com'è? Già sta prendendo la forma. La stessa cosa farò con questo laterale. Poi vi faccio vedere la borsa, come viene alla fine. La nostra borsa è pronta. Ho terminato di assemblare tutte le parti. Abbiamo il fondo, i laterali. Apriamo la cerniera, tutta foderata. Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo al prossimo video, non mancate. Ciao!